iPhone 13, ormai ci siamo quasi, il nuovo smartphone di Apple è veramente vicino e allora partono da oggi i nostri focus di approfondimento con tutti gli ultimi rumors, quelli più attendibili, quelli più credibili, relativi al prossimo melafonino. Oggi parleremo soprattutto di design perché è sicuramente uno degli aspetti che quando ci si approccia a un nuovo smartphone ormai si prende in considerazione. Tanto più quando si parla di iPhone, che da sempre fanno del design uno dei punti distintivi. Sembrerebbe che Apple sia nuovamente pronta per cambiare qualcosa, dopo un iPhone 12 che aveva già innovato sul fronte estetico in modo interessante, dopo un iPhone 11 molto simile all'iPhone X e un iPhone X molto simile comunque alle forme arrotondate di iPhone 8, 7, 6S e 6. Con il 12 si è arrivati a scegliere nuovamente una forma squadrata che non si vedeva dai tempi dell'iPhone 5S che fu inaugurata con l'iPhone 4 e iPhone 13 dovrebbe mantenere genericamente questo design, quindi forme nette, squadrate, telefono realizzato in vetro sul retro con la cornice in alluminio sui modelli più economici, in acciaio sui modelli più costosi, ma qualche differenza dovrebbe esserci, in particolare sulla back cover. Non solo nuove colorazioni, si parla infatti di modelli base che avranno un restyling dal punto di vista dei colori, ma questo restyling potrebbe interessare anche i modelli Pro. Ma soprattutto si parla di fotocamera. La fotocamera resterà identica nelle dimensioni su iPhone 13 e 13 mini, mentre diventerà un po' più grande su iPhone 13 Pro e su iPhone 13 Pro Max, proprio in termini di isola, no? In cui sono contenute le fotocamere. Per capire quanta sarà la differenza tra un 12 e un 13, basta guardare questa foto di una custodia di iPhone 13 presunta fatta indossare ad un iPhone 12. Come vedete, avanza parecchio spazio. Fondamentalmente sul 13 Pro e sul 13 Pro Max la fotocamera occuperà una metà intera della larghezza del telefono, mentre sui 13 e i 13 mini non ci saranno differenze in termini di dimensione della fotocamera, ma al tempo stesso ci sarà una novità che forse servirà soltanto per differenziare un iPhone 12 da un iPhone 13 o magari avrà qualche applicazione un po' più concreta anche dal punto di vista tecnico, cioè non ci saranno più due fotocamere una sotto l'altra, ma saranno messe in diagonale. Verranno di conseguenza riposizionate anche il LED flash e il microfono per far sì che comunque l'isola della fotocamera sia tutta ben distribuita, non ci siano parti totalmente affollate e altre invece molto vuote. Spostandoci sulla cornice, come vi ho detto, acciaio e alluminio, ovviamente a seconda dei modelli, dovrebbe restare identico il sistema di speaker, che quindi non avrà differenze né dal punto di vista tecnico né dal punto di vista estetico. Le griglie saranno sempre asimmetriche e al centro ci dovrebbe essere sempre il connettore Lightning. Non dovrebbe arrivare l'USB-C. Per quanto riguarda la ricarica e gli accessori di terze parti, sarà confermato anche il MagSafe, che ormai è diventato veramente un qualcosa di molto comodo e utile per tutti gli utenti. Sul fronte, letteralmente, del telefono, invece, ci sono un po' di indiscrezioni che si contraddicono, però ormai sembra che si sia trovata un po' una definizione di quello che sarà il design di iPhone 13. Avevamo sentito di un notch più piccolo, poi si era parlato di una sola percezione di notch più piccolo. Secondo gli ultimissimi rumors, anche abbastanza affidabili, pare proprio che invece Apple voglia ridurre la dimensione del notch per prepararci poi a quello che sarà il futuro, no? Cioè un iPhone completamente senza notch che potrebbe arrivare già nel 2022 o al massimo nel 2023. Quindi, dato che Apple sarebbe riuscita a ridurre la dimensione dei sensori necessari per far funzionare il Face ID, è probabilissimo che il notch diventi più piccolo. Al tempo stesso ci sarà, quindi non immaginatevi un notch a goccia, un notch a foro sullo schermo, ci sarà proprio la classica tacca degli iPhone che ormai conosciamo e apprezziamo, ma sarà soltanto leggermente più piccola. Il funzionamento del Face ID non dovrebbe cambiare, anzi potrebbe essere solo potenziato. Dall'altra parte però il tasto di accensione dei nuovi iPhone potrebbe, si dice, integrare anche un sensore d'impronta che potrebbe fare il suo ritorno in un periodo storico in cui magari ogni tanto potrebbe tornare utile quando siamo impossibilitati dal farci riconoscere il volto, nonostante Apple, come sappiamo, abbia introdotto una funzione molto comoda che sblocca comunque tramite Face ID il telefono, però si prevede che abbiate anche un Apple Watch, magari non tutti ce l'hanno o vogliono spendere per avere un Apple Watch per sbloccare il telefono quando non è possibile senza far riconoscere il volto. Detto questo, ragazzi, poi ovviamente ve l'ho accennato così a bassa voce, ma ve lo annuncio perché è ovviamente così: i nuovi iPhone saranno 4, saranno
esattamente le stesse dimensioni, le stesse fattezze avranno dei vecchi iPhone, quindi ci sarà un 12 che si evolverà in un 13, un 12 mini che si evolverà in un 13 mini e poi 13 Pro Max e 13 Pro. Quindi ognuno avrà più o meno la sua dimensione e il suo peso, perché chiaramente il mini è il più leggero, portabile. E anche chiaramente quello con le dimensioni più compatte, poi c'è il Pro Max pesante, grande, però ha altri vantaggi. Sul fronte dei pesi si parla anche di un incremento un po' per tutta la lineup, così come di un incremento leggero dello spessore per motivazioni tecniche, che approfondiremo nel video della prossima settimana, dove parleremo proprio in modo analitico delle novità sotto la scocca di questi nuovi iPhone. Ma per il momento è tutto, se questo primo focus sul design di iPhone 13 vi è piaciuto lasciate un bel like, iscrivetevi al canale così non perderete i prossimi approfondimenti sul prossimo iPhone di Apple in uscita a settembre e niente, per il momento è tutto, un grande saluto da Andrea e ci rivediamo alla prossima. Ah no, aspettate, frenate, non andate da nessuna parte perché non vi ho parlato di un qualcosa di essenziale. Si torna a dire che a livello estetico i nuovi iPhone potrebbero includere anche dei cavi nella confezione, sempre Lightning USB-C, che però saranno matchati con il colore dell'iPhone, un po' come abbiamo visto fare con il nuovo iMac. Ricordate? Ad esempio, nel modello che ho provato io, che era azzurro, il cavo di accensione, l'unico cavo dell'iMac, era azzurro. Apple potrebbe ripetere esattamente questo stesso stratagemma inventato con gli iMac con gli iPhone, ma in questo caso alcuni cavetti loro già ce li hanno perché sono quelli che hanno prodotto proprio per la ricarica del Magic Mouse, del Magic Trackpad, tra l'altro, se ve ne siete accorti, la Magic Keyboard dell'iMac è andata in vendita liberamente, ma solo per chi ha un M1, non funziona con i computer Intel. Vabbè, tornando al nostro argomento, questi cavetti colorati e anche intrecciati, perché questa è la caratteristica interessante, potrebbero arrivare anche nelle confezioni degli iPhone, evitando quindi che si lacerino con estrema facilità, come accade praticamente dalla notte dei tempi ad oggi, e poi anche che non vadano ad aggrovigliarsi, a rovinarsi e a rendere molto più difficile l'esistenza di tutti gli utenti iPhone. Quindi anche questa potrebbe essere una novità carina sul fronte estetico che aggiungerebbe, secondo me, quel livello di qualità che da Apple ci si attende. Ora ho davvero finito. Ciao!